Minori stranieri non accompagnati, criticità, progetti, soluzioni, ruolo del Tribunale per i minorenni è il titolo del convegno organizzato dalla Rotary Club e dall'Ordine degli Avvocati di Chieti, in programma oggi pomeriggio alle 17 al Museo Costantino Barbella di Via Cesare De Lollis. Ad affrontare questo tema di grande attualità nel corso del simposio moderato dall'avvocato Giuseppe Orsini saranno il presidente dell'Ordine degli Avvocati Goffredo Tatozzi, il garante per l'infanzia e la adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, il giudice del Tribunale per i minorenni dell'Aquila Italo Radoccia e il presidente del Rotary di Chieti Gregorio Di Luzio che ascoltiamo. Questo convegno rispetta le nostre vie di azione del Rotary Club di Chieti e del Rotary Internazionale che individuano una serie di azioni sul sociale. La problematica che affrontiamo oggi pomeriggio è quanto mai attuale purtroppo e riguarderà appunto i minori stranieri non accompagnati e che chiaramente questi ragazzi che arrivano sfuggendo dalle guerre, dalle carestie devono essere inclusi nella società italiana che però probabilmente molte volte non ha tutti gli strumenti o perlomeno gli strumenti che abbiamo a disposizione molte volte non funzionano adeguatamente. In che misura questo fenomeno investe l'Abruzzo? L'Abruzzo ultimamente è stato oggetto di parecchi sbarchi anche di emigrati, ad Ortona abbiamo avuto, ma in ogni caso questi ragazzi si muovono, per cui quando arrivano vengono messi in questi centri di accoglienza che poi devono distribuire questi ragazzi attraverso delle figure che devono in qualche maniera rappresentare per il ragazzo una sostituzione per le famiglie e quindi devono essere accolti in maniera tale che siano controllati da vicino, si trovino un po' di affetto e trovano anche le strade giuste per poter crescere nel modo giusto e non essere abbandonati e magari essere oggetto delle mafie o essere oggetto della criminalità che facilmente sfrutta questi ragazzi.